Bene, bene, ciao a tutti, benvenuti, benvenuti in questo video, benvenuti in questo video sui narcisisti e parliamo di narcisisti, 5 motivi per cui un narcisista è sempre arrabbiato. I narcisisti sono sempre arrabbiati, se guardate, hanno sempre rabbia dentro. È facile rendersene conto perché scaricano sempre tensioni estremamente negative. Se voi vedrete quando interagirete con un narcisista, vedrete che hanno sempre dei gesti rabbiosi, dei gesti rigidi, hanno anche una contrattura, talvolta la bocca nella rabbia fa questo movimento qua, quindi la rabbia assottiglia anche un aspetto talvolta corrugato, quindi queste macro o micro espressioni, diciamo, vanno a segnalare proprio che c'è una rabbia di fondo, che c'è una situazione di fondo rabbiosa. Quindi questo è importante, questo bisogna tenerlo presente. È una situazione abbastanza negativa, abbastanza nefasta, che si manifesta spesso quando ci sono delle situazioni di questo genere. Quindi i narcisisti hanno sempre molta rabbia perché sono dei produttori di rabbia fondamentalmente, non riescono a gestirla, non riescono a gestirla perché la producono costantemente. Quindi una loro caratteristica è quella di essere dei produttori di rabbia. Hanno difficoltà, diciamo, a gestire, hanno molta difficoltà a gestire la rabbia perché hanno difficoltà a regolare le proprie emozioni. Ma la rabbia è proprio la caratteristica del narcisista. Il narcisista vive di rabbia, si nutre di invidia, ha gelosia, possessività, quindi sentono anche fortemente una pressione per apparire perfetti, perché di fatto il narcisista avrebbe questa esigenza di voler essere perfetto, cioè cerca in tutti i modi di apparire perfetto, cerca in tutti i modi di voler essere perfetto, ma di fatto non riesce a raggiungere la perfezione, anzi perché è molto distante dalla perfezione, quindi sviluppa rabbia. E la rabbia come la manifesta? Beh, la manifesta talvolta con scatti di ira, talvolta sentendosi estremamente sotto pressione, talvolta non accettando, anzi quasi sempre non accettando mai le critiche, non sapendo gestire le critiche. E fondamentalmente la rabbia che provano dentro poi la scaricano sulle altre persone, perché rendendosi conto che probabilmente non se ne rendono neanche conto che comunque questa rabbia vive, alberga dentro di loro, fanno in tutti i modi, cercano di scaricarla attraverso proprio la denigrazione delle altre persone. E noterete che quando fanno love bombing, anche il love bombing è pieno di rabbia, cioè è una manifestazione diversa della rabbia, perché se voi osservate dalle microespressioni, ad esempio, si vede che spesso, anche quando fanno love bombing, hanno comunque una, come possiamo dire, situazione depressiva. Hanno anche una situazione di scarico di rabbia che spesso manifestano proprio attraverso delle microespressioni. La rabbia sono gli occhi che diventano piccoli, la bocca che tende a dilatarsi in questo modo. E queste sono microespressioni che noterete spesso nei narcisisti. Adesso io l'ho fatta, durano un tempo molto breve, però sono tutte microespressioni. Quindi quando notate questo, anche nelle fasi di love bombing, spesso nelle fasi di love bombing manifestano anche raschiamenti, andare indietro,
dicono delle cose, ma a livello non verbale ne affermano delle altre. Ad esempio, tendono ad andare indietro e dire sì, ti amo, sei bellissima, ti desidero. In realtà, tutto questo che dicono, quando ti fanno dei complimenti, si tratta sempre di falsi complimenti. Un'altra manifestazione che riesce a capire che hai a che fare con una persona comunque di questo genere sono i falsi sorrisi, cioè i falsi sorrisi sono dei sorrisi falsi, appunto, che si manifestano in questo modo, cioè la parte superiore, la parte superiore sono due tipi di sorrisi falsi, c'è cioè il sorriso in cui la parte superiore non ride, non fa così, oppure il sorriso asimmetrico. Questo è un altro, è un'altra modalità di sorriso falso, perché deriva dalla smorfia e nasconde la rabbia, perché anche questo falso sorriso nasconde proprio la rabbia. Quindi il narcisista si nutre e vive di rabbia. Il narcisista è ricolmo di rabbia. Non sa come togliersi, diciamo, da questa situazione. E allora, come gestire? Perché se hai a che fare con una persona che ha molta rabbia, devi poi imparare a gestirla, devi poi imparare a renderti conto che in qualche modo devi trattare con questa persona, soprattutto se si tratta di una persona con la quale hai un legame solido, che potrebbe essere anche oppure un legame lavorativo, no? Perché il consiglio è quando capisci che una persona manifesta tanta rabbia dal livello non verbale, raschiamenti, ovviamente, oppure scatti di ira, devi chiudere la relazione. I segnali non verbali, tipo le microespressioni di rabbia, che ricordo sono di questa natura, chiudere gli occhi, strizzare le labbra, sono degli indicatori, no? Che non è che devi prenderli per oro colato, però che sono degli warning, sono delle bandierine rosse che tu devi imparare a dire: guarda, ci sono queste bandierine rosse, cosa faccio? Come le gestisco? Perché è molto importante, capire questo. Se non sai come gestire le bandierine rosse, quindi devono essere degli warning. Poi ovviamente se questo noti, diciamo, soprattutto ad esempio nella fase iniziale di love bombing, quando per sgamare un narcisista nella fase di love bombing noterai spesso dei falsi sorrisi, come dicevo, questo è un falso sorriso, noterai spesso che daranno dei segnali di gradimento se tu gli racconterai che qualcosa ti è andato male. Anche questa è una manifestazione della rabbia, perché il narcisista gioisce quando le cose ti vanno male, lo fa inconsapevolmente ed è sempre una manifestazione della rabbia, ovviamente questo, perché la rabbia, l'invidia, il rancore, il risentimento poi si manifestano in questo modo. Sono delle forze che ha dentro che non riesce a tirare fuori e che però quando si manifestano diventano veramente potenti. Ora, cosa fare in questi casi? Beh, quando hai a che fare con una persona che ti trovi nella cosiddetta posizione ortostatica, cioè non riesci a liberartene perché magari è il tuo datore di lavoro, perché magari c'è una relazione di un certo tipo, se sono sentimentali affettive devi chiuderle, se sono relazioni, che ne so, con un genitore, un figlio, un datore di lavoro, eccetera, devi cercare di, se manifesta rabbia, canalizzargliela su qualcun altro. Cioè, magari dirgli: ah, sai che c'è quello che ha detto questo, quell'altro ha detto quello. Devi canalizzarla su altri, perché loro, per evitare che la canalizzino su di te, soprattutto su degli eventi neutri, no? In cui potrai dire: ecco, hai visto il governo, cosa ha fatto? Adesso ci avrai dei problemi, che ne so, non riuscirai più ad andare in pensione, oppure ti toglieranno questo, oppure, insomma, devi canalizzare su altre cose.
Anche da un punto di vista lavorativo, no? Guarda che secondo me c'è qualcuno che ti mette i bastoni tra le ruote, il tuo capo, magari sei narcisista, c'è qualcun altro che ti vuole soffiare il posto. Insomma, devi generargli delle tensioni, degli allarmi, in modo tale che abbia difficoltà, che non la scarichi su di te e gli trovi degli altri bersagli. Questo è il modo migliore per poter convivere con questa tipologia di persone. E invece nelle relazioni sentimentali affettive devi semplicemente levartele dai coglioni, che è la cosa poi migliore che tu possa fare. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok.